Siamo al Centro Affari di Arezzo, la mostra felina, peraltro dicevamo parlando che l'Associazione Nazionale Felina Italiana è riconosciuta dal Ministero, quindi fa un lavoro ufficiale. Esattamente, il libro origine è riconosciuto dal Ministero Politiche Agricole e Forestali e quindi i pedigree sono gatti di razza, che il gatto di razza si può chiamare solo il gatto che ha un regolare pedigree rilasciato. Ecco, qui abbiamo visto dei bellissimi gatti, vediamo anche delle gare, ecco, con parole appropriate, che cosa si giudica, che cosa stanno facendo? Allora, i giudizi sono fatti in base agli standard, più attinente allo standard è, più il gatto guadagna una serie di punteggi e quindi da lì inizia una carriera che parte da campione nazionale fino a campione internazionale, andando ovviamente anche all'estero, eccetera, eccetera. Ecco, quello di Arezzo è un ritorno, no, della mostra felina. Come sta andando? Ci sono anche, vedo, proprietari che hanno portato i loro gatti, anche perché poi da qui si parte, come hai detto tu, per andare poi, no? Ci sono dei gatti che fanno una carriera straordinaria. Assolutamente sì, ovviamente è stato un bel ritorno ad Arezzo, perché comunque c'è stato un buon riscontro e vedo che piace tanto, perché ovviamente il gatto di razza lo vedi solo qua, perché non lo trovi mai a passeggio fuori come il cane e tutto, quindi vuoi vedere, o conosci i proprietari, chi ce l'ha, oppure devi venire alle mostre feline per vederlo. Ricordiamo a tutti che i gatti, così come gli altri animali, non sono giocattoli, quindi è bene non vederli fuori, sia i gatti di razza no, perché non vanno abbandonati. Assolutamente, noi allevatori, tra virgolette, diciamo sempre che il gatto di razza è nato per stare in casa, perché quello è il suo mondo e lì deve stare. E non è un giocattolo? Assolutamente non è mai un giocattolo, tant'è che noi facciamo una grossa selezione sulle famiglie adottive che andranno.